Grazie anche agli insegnanti di questa scuola ho potuto incominciare a lavorare come traduttore già quando ancora ero studente, quindi stavo per finire gli studi, ma mi hanno già avviato loro al lavoro. Dopo qualche anno di esperienza intensa di lavoro, hanno avuto bisogno di un insegnante di madrelingua inglese che potesse insegnare la traduzione dall'italiano in inglese e hanno chiesto se ero disponibile. Ovviamente ho detto sì. Questo è un ambiente che mi piace, multiculturale, molti insegnanti in gamba, che avere come colleghi sarebbe fantastico, perché sarebbe come continuare a imparare, come essere sempre un po' studente pur essendo insegnante. Qui i gruppi sono più piccoli, quindi lo studente si aspetta di essere seguito più da vicino, di avere più interazione col docente e di essere esposto alla lingua viva, perché noi docenti di madrelingua tendiamo a fare la lezione appunto in quella che è la nostra lingua madre, mentre questo in molte altre università non avviene. E quindi l'apprendimento finisce per essere più lento. E sono tutti docenti che tra l'altro esercitano il mestiere che insegnano, quindi quelli che insegnano traduzione sono traduttori, quelli che insegnano interpretazione sono interpreti, sono tutte persone che insegnano quello che fanno di mestiere, quindi sono persone che non portano solo teoria, ma anche e soprattutto pratica, applicazione al mondo reale. Quando lo studente finisce il suo percorso di studi, dopo il triennio o dopo la specialistica, viene comunque seguito dalla scuola che inserisce i dati dello studente in una banca dati, poi i suoi dati vengono inoltrati a varie aziende che collaborano con la fondazione. Quando si conosce bene una o due lingue si trova lavoro abbastanza facilmente nelle multinazionali ovviamente. La scuola cerca di aiutare gli studenti a inserirsi, perché anche se uno può essere bravo, preparato e tutto, però poi trovare la strada giusta è sempre difficile, quindi questo è un servizio in più che la scuola offre per finire incontro agli studenti. Per quanto riguarda la laurea rilasciata dalla scuola, è equipollente a tutti gli effetti a quelle statali, diciamo, e quindi permette di accedere ai corsi specialistici anche di altre università. Abbiamo contatti soprattutto con Svizzera, Francia, Germania, Belgio, anche la Repubblica Ceca, anche la Slovacchia. Questi sono i paesi da cui arriva la maggior parte dei nostri studenti Erasmus.